C'era una volta il Napoli, non c'è più. Non c'è più, il Napoli si è autodistrutto all'interno e sono state tutte le decisioni sbagliate del suo entourage, di quello che è la sua dirigenza, che lo hanno portato a questo punto. C'è la Roma. La Roma non può brindare, non è che va a prendere lo champagne e dice chissà, ha fatto una vittoria importante perché la vittoria è importante, però il quarto posto rimane a 3 punti e il quinto posto rimane a 2 punti, ha davanti a sé l'Inter e non la raggiunge, la Juventus e non la raggiunge, il Milan, e qua stiamo parlando di 5 punti, e per come va il Milan con Pioli è raggiungibile, lo dico già da un bel po' di tempo, Bologna e Fiorentina, cioè la Roma ha degli orizzonti che possono essere anche degli orizzonti buoni, degli orizzonti abbastanza, ma abbastanza succosi, quello sì, ma ci deve credere e ci crederà sicuramente. È una Roma che ha un suo gioco, che a me non piace, ma ha il suo gioco, ha la sua identità, quello è sul piatto di questo campionato. Domani farò punto sul campionato e andremo a fare un'analisi veloce di tutte le grandi, di quello che sta succedendo. Dirò domani dove io vedo la Roma a fine campionato, così come dove vedo il Napoli, dove vedo l'Inter, dove vedo la Juventus. Se lo conoscete, la rubrica punto sul campionato, ormai la conoscete tutti. Il punto del giorno, in questo momento, domani sarà punto sul campionato, ma il punto del giorno è il Napoli. Il Napoli che sta scendendo fino a bassezze totali, a bassezze, vi posso dire, anche fuori dall'Europa l'anno prossimo, perché è un Napoli che non capisce, non riesce a capire, non riescono a capacitarsi del perché sono così in basso, del perché giocano così male, del perché non gli riesce a entrare un risultato buono. Ci stiamo parlando di una squadra che è stata eliminata dal Frosinone, che ha perso con l'Empoli, si diceva Garcia, 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 il problema era Garcia, forse Garcia ci aveva visto giusto e Mazzarri no. Garcia ci aveva visto giusto a mettere fuori spesso Varaschelia e mettere Zerbin, perché vi dico questo? Perché con Garcia il Napoli galleggiava sul terzo o quarto posto e non dico vista scudetto, ma quasi, adesso è proprio stiamo parlando di uno scivolone. Io quando sono andato a Napoli ultimamente, il giorno che vado a Napoli è il giorno praticamente 1 o 2 giorni dopo che viene ufficializzato Mazzarri. E io chiesi ai tifosi del Napoli, amici miei, ma ragazzi, ma Mazzarri, mi aspettavo di tutto tranne che no, ma a noi piace. A noi piace, ci sta bene, Mazzarri ha fatto bene al Napoli. Lì ho capito che si era rotto qualcosa anche in quello che doveva essere, secondo me, la convinzione di quello che è il Napoli, cioè il Napoli, Mazzarri, il Napoli, è tutto sbagliato, capite? Cioè Mazzarri è uno che era stato esonerato nelle ultime giornate, cosa voleva che portasse? Cioè era praticamente come se i tifosi del Napoli dicessero no, ma è bene, va bene il Mazzarri, perché comunque a noi ci interessa il Napoli di l'anno scorso, ci interessa qualcuno che lasci lo spogliatoio libero e faccia fare il Napoli dell'anno scorso, perché non mi vengono a dire che Mazzarri ti porta nuove idee. O Mazzarri ha bisogno del gioco di Mazzarri, perché anche il gioco di Mazzarri è un gioco fatto da 6, 7, 8 anni fa. Il tempo passa, passa per tutti. Era un altro mondo, altri giocatori, altro Napoli. Questo Napoli qui all'inizio aveva bisogno di avere un colpo di schiena, un qualcuno o come Antonio Conte o un Thiago Motta, qualcuno che insegnava calcio. Sarebbe stato difficile per tutti, perché dopo aver vinto con Spalletti, dopo aver fatto quello che hanno fatto, sarebbe stato davvero difficile. Difficile per tutti, ma dovevano tentarci. E dopo il Napoli aveva bisogno di giocatori, di giocatori, di tanti giocatori, non della tarantella vendo Osimhen, non lo vendo Osimhen, Osimhen 180 milioni, non è così. Dopo una stagione del genere ti fa perdere tanti milioni, tu pensi di risparmiare, non risparmi. Perché se Varaschelia lo vendevi a 80 milioni, adesso lo vendi a 40, 45. Se Osimhen lo vendevi a 160, 130, 130 milioni, adesso lo vendi a 90. Cioè perdi tanti soldi per fare il braccetto corto per altri versi. Invece no, la vittoria doveva essere una vittoria di tutti, è una vittoria che ti doveva fare pensare a qualcosa di più, un qualcosa di meglio. Ma andiamo alla Roma. Andiamo alla Roma, altrimenti ci fermiamo a parlare di questa che è appunto la situazione del giorno, sicuramente il Napoli. La Roma sto guardando che ha 8 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte, i suoi gol li fa, certo, a 19, 19,
gol le presi, però tutto sommato una Roma abbastanza solida. Io un po' che lo dico, a me la Roma no, non mi piace, non mi piace come gioca, non mi piace guardare la Roma, faccio veramente fatica a guardare le partite della Roma, però la vedo una Roma solida, è una Roma particolare che ci siamo dati, abbiamo detto tutti al lupo quando ha perso col Bologna, ma col Bologna ormai ci perdono tutti, in questo momento il Bologna gli entra tutto facile e la Roma perde a Bologna. E noi avevamo detto, ha perso la Roma, no, aveva vinto il Bologna, erano due cose diverse. La Roma che ha orizzonti, tutto sommato orizzonti buoni, tutto sommato orizzonti buoni, ha ancora l'Europa League, è in piedi la situazione col Feyenoord, ha ancora in piedi la situazione Coppa Italia e ha finalmente la possibilità di lottare per il quarto posto, cosa che l'anno scorso non ha avuto. Perché l'anno scorso si allontanò totalmente, ma subito, dopo il girone di andata già era lontanissimo. Invece questo girone di andata ci dice che la Roma sicuramente può lottare per il terzo e il quarto, e chissà, il quinto posto che può essere utile anche a livello italiano, può essere utile anche per andare in Champions. È una Roma matura, anche nella sua bruttezza, però è una Roma matura, una Roma che secondo me sa quello che deve fare, ha un Lukaku. E ha un Lukaku che per il campionato italiano è un top player. Avete visto quanto costa in termini positivi avere un top. Però lo devi pagare così come l'ha pagato la Roma, è in prestito, lo so, però ha pagato il fior di quattrini per quanto riguarda lo stipendio, diciamo. Però alla fine ti ritornano. Siamo sempre lì, devi investire a questi livelli di ricchezza, devi sapere investire, devi investire. E sapere investire. E con Lukaku la Roma che è arrivata all'ultimo, vi ricordate quando stava chiudendo il calciomercato? Con Lukaku ha fatto il colpo della vita, di questa vita, di quest'anno la Roma. Assolutamente. Ed è lui, e solo lui, ancora più che Dybala, a poter portare la Roma a qualcosa di importante, a qualcosa di buono. Perché senza Lukaku questa Roma oggi sarebbe ancora messa peggio del Napoli. Ancora peggio del Napoli. A proposito, andiamo a vedere un attimo che partite hanno la prossima di campionato, che sta arrivando praticamente la settimana prossima. La Roma e il Napoli. Il Napoli col Monza in casa. Questo Napoli è capace di tutto, è capace di perderla anche di brutto questa partita, lo sappiamo. È perché un Napoli veramente triste, spento, cupo, brutto, depresso. E la Roma, a Roma va a Torino con la Juventus, la Roma a Torino con la Juventus e qua fallo il colpo, anche da interista lo dico, fallo qua il colpo che ci interessa tantissimo un'eventuale vittoria della Roma a Torino. Partita tutto sommato noiosa per certi versi, però alla fine il secondo tempo si è accesa, tutto sommato, la Roma a me, il Napoli vuole fare gioco, ma la Roma è quella che appunto di più, cioè appunto ci sta dentro, la vittoria ci sta, una sconfitta per il Napoli che è uno scivolone, il Napoli va verso completamente la depressione sportiva. La verità è questa. Ragazzi, mi porto avanti, vi faccio vedere, scrivo, sto scrivendo il titolo ed è difficile scrivere il titolo. Assolutamente è difficile scrivere il titolo, ma oltre al titolo vorrei capire un attimino anche che tipo di thumbnail, di miniatura utilizzare. Comunque, ragazzi, è finito domani, punto sul campionato, è finita questa giornata, domani punto sul campionato, conto di farvi gli auguri e quindi con un video con gli auguri e dopodiché si partirà con i nuovi studios, si partirà con tante cose, stanno arrivando tante cose belle, mi raccomando, tenetevi forte, diciamo, tenetevi forte e tenetevi stretti questo canale, anzi, campanella, un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non siete iscritti, seguitemi su DiegoCTN Sport. E se volete aiutarmi, seguitemi su Quiz Italia. Detto questo, ormai domani c'è punto sul campionato. Domani c'è punto sul campionato e poi ci sarà assolutamente. Voglio tantissimo farvi gli auguri di Natale, gli auguri dell'anno nuovo, anche se dopo c'è ancora una partita prima dell'anno nuovo. Però voglio fare un bel discorsetto, ecco, con voi. Voglio fare un discorsetto con la mia community. Non nient'altro da dirvi, non molto altro da dirvi, tranne che brava Roma e mai. Ciao,
Il Napoli l'anno scorso vinceva lo scudetto, questa squadra. Boh, non si sa che è successo, o meglio, lo sappiamo tutti, ma meglio, diciamo, non lo diciamo. Detto così, ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Ciao ciao.